In occasione del Festival Ravenna 2012 Fare i conti con l'ambiente, le due associazioni dell'artigianato di Ravenna hanno organizzato il convegno per una cultura sostenibile del fare. Per la rubrica Confartigianato in rete abbiamo intervistato Daniele Rondinelli, presidente di Confartigianato Provinciale di Ravenna, e Dario Caprio, giornalista e relatore del convegno. Parlando proprio di sviluppo, il tema che viene affrontato nell'incontro di questo pomeriggio è un tema di estrema attualità, e cioè il NIMBY. Di cosa si tratta? Sì, esatto. Il NIMBY è un acronimo americano che in italiano sostanzialmente vuol dire non nel mio giardino. Quindi ok il progetto, però non qui. Questo è, come diceva lei, un tema molto molto attuale che sta, come dire, interessando il nostro territorio. I fatti recenti, mi riferisco alla centrale biomasse di Russi, sono senz'altro molto significativi in questo senso. Quindi stasera avremo un'occasione di parlare anche di questo. Tra l'altro ospite un giornalista, uno scrittore che ha scritto un testo su questo argomento, per cui sarà un'occasione importantissima per confrontarci su questo tipo di problema, di argomento. Quindi come cambiare la mentalità e riuscire a passare dal NIMBY al PIMBY? Allora, negli ultimi anni gli esperimenti che hanno avuto più successo per superare la cosiddetta sindrome di NIMBY sono stati quelli legati alla democrazia partecipativa e alla democrazia deliberativa. In particolare quelli legati alla democrazia deliberativa, dove i cittadini hanno potuto partecipare direttamente ai processi di decisioni sulla costruzione di opere pubbliche, centrali, discariche e quant'altro, e confrontandosi i cittadini e avendo una perfetta informazione sui rischi e sui benefici di determinate infrastrutture, si è visto che i risultati sono stati notevoli, si è arrivato quasi sempre a decisioni quasi unanimi. In particolare in Italia la regione Toscana ha approvato nel 2007 una legge che disciplina la partecipazione dei cittadini nelle decisioni pubbliche. Questa legge è stata ispirata dalla legislazione nazionale sul dibattito pubblico francese.